Siamo felici di dare il benvenuto ad Alessandro Vanoni, che ritorna tra noi, ormai lo consideriamo tra gli amici della Tour Milani. Grazie a tutti voi per essere qui. Il tema di quelli importanti, il senso della linea del tempo. Noi lavoriamo fin dai primi giorni di scuola con la linea del tempo e quello che ci chiediamo ai ragazzi di costruire la propria linea del tempo. Alessandro la volta scorsa ci ricordava l'importanza della linea del tempo parlava dell'albero, della linea del tempo e lo metteva in parallelo con un albero che affonda, la linea del tempo con un albero che deve avere delle radici molto profonde per poter fiorire, crescere, fare fiori, frutti. E noi lavoriamo con i ragazzi e sappiamo quanto è importante questa linea del tempo che procede in parallelo, la consapevolezza della propria linea del tempo, del presente che vivono, di quello che sono. Sono ragazzi giovani, ma devono pensare a quella che è la loro età, pensando anche a proiettarsi verso il futuro. Ma nel frattempo dobbiamo anche costruire una conoscenza della linea del tempo, di una storia che ha radici molto lontane. E quotidianamente ci dobbiamo interrogare su quello che dobbiamo inserire nella loro linea del tempo e nella linea del tempo che è la storia dell'umanità. Non è una sfida facile per noi insegnanti e quindi quotidianamente siamo un po' a sfidarci e a chiedere a noi di trovare anche nuovi modi per insegnare e per dare, insomma, dare motivo di apprendimento agli studenti. Lasciamo la parola. Buona linea del grazie. Tempo e buona costruzione del pensavo tempo. Che ci fosse una domanda, ti lasciamo la parola, ma no, cioè almeno c'è una pensativa, qualcosa che potesse portare avanti il discorso. Va bene, buonasera. Il tema è questo, sì. E va spiegato dall'inizio. Io mi sono ritrovato a lavorare per Treccani per un caso assolutamente fortuito, i miei editori sono altri, e perché un mio amico si è trovato a dirigere una collana, il mio amico è Paolo Di Paolo, uno scrittore insomma abbastanza noto, ed è soprattutto però è anche dal mio punto di vista un intellettuale molto interessante. Si è ritrovato a dirigere una collana per Treccani che si trova nella situazione necessaria di dover dare una svolta al suo essere fondamentalmente l'enciclopedia italiana, perché per quanto probabilmente sia piena, anzi sicuramente, di fondi pubblici eccetera, l'essere solo enciclopedia in questo periodo della vita di fronte a Wikipedia non è sufficiente per poter trovare una ragione d'essere e anche una ragione economica, viene da pensare, e quindi la logica non poteva essere quella di proporre, per svecchiarsi come si suol dire in questi casi, l'idea di una manualistica di base, di paperback su singoli argomenti, perché per quelli c'è appunto già l'enciclopedia che incidentalmente funziona benissimo in rete perché Treccani è consultabile gratis in rete. L'idea che era venuta a Paolo era quella invece, secondo me molto interessante, di ragionare su che cosa c'era rimasto dei nostri saperi di base, cioè di quello che avevamo sedimentato negli anni di scuola e non necessariamente di scuola, degli anni di formazione in senso più lato, su vari argomenti naturalmente, è una collana giusto appunto, e ad esempio c'è un volumetto perché sono testi piuttosto piccoli, che riguarda il teorema di Pitagora. Se è mai servito a qualcosa il teorema di Pitagora? Io non lo so, perché ovviamente non ho competenze neanche di questo livello di base, quindi riguarda le matematiche. Però c'è chi lo sa e ne è venuto fuori una cosa in realtà molto divertente da leggere. A me ha chiesto di ragionare sulla storia, e cioè sul che cosa c'è rimasto dell'idea che avevamo di storia. Quella che si è sedimentata nei primi anni, che è un concetto anche un po' vago se volete, però non è così vago se ci pensate, perché quando ho cominciato a pensarci in realtà bastava fare appello ai miei ricordi e non era particolarmente complicato, io lo sapevo che cos'è che ricordavo sostanzialmente degli anni di scuola, o perlomeno degli anni in cui ero a scuola, perché non necessariamente queste informazioni mi sono passate attraverso la didattica, tendenzialmente sì, secondo me, però di fatto non è necessariamente detto. E
in una mia classifica personale avevo alcuni punti di riferimento particolarmente amati che andavano dagli Egizi alle grandi scoperte, quindi il 1492 e roba del genere. Dopodiché ho pensato bene che dovessi fare una questione, farne una questione un po' più strutturata e non voglio dire scientifica, che forse è una parola un po' eccessiva, e ho cominciato a ragionare sul dove guardarmi attorno per ragionare su che cosa sappiamo noi, e a questo punto estendo la questione della linea del tempo, cioè della nostra linea del tempo. Ci sono delle basi sufficientemente solide su cui poter ragionare riguardo a quella memoria più o meno condivisa? No, cioè dal punto di vista scientifico no, per la verità. Ho guardato, non c'era niente di particolare, qualche accenno che mi è servito, qualche punto di riferimento mi è servito e me lo sono tenuto, che confermava più o meno quello che avevo in testa io, ma non c'era stato nessuno studio sistematico, statistico, insomma. Quindi l'ho fatto io. Era l'unica cosa che potevo fare ragionevolmente per poter andare avanti in maniera tutto sommato il più solida possibile. Fare appello agli amici era stata utile come punto di partenza, ma non era sufficiente. E così io ho usato in maniera virtuosa, o almeno ho provato ad usare in maniera virtuosa i social, facendo appello ai miei, miei lettori, a quelli che a tutti i vari gruppi e sottogruppi che in qualche maniera mi seguono per motivi diversi, dalla radio alla televisione ai libri, e quindi sapevo che era un pubblico abbastanza variegato, tendenzialmente abbastanza scolarizzato, ti viene da pensare, perché se sono arrivati a leggere te che sei comunque una nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, vuol dire che tutto sommato sono abbastanza scolarizzati, e quindi potrebbe essere un buon punto di riferimento e di partenza. La domanda è stata sostanzialmente questa, e cioè, mi sapresti indicare 10, non ve ne chiedo troppe perché insomma bisogna anche andare per sommi capi in questo caso, ma 10, 12 momenti, non vi chiedo le date, della storia che hanno segnato il vostro momento di formazione, o che vi sembrano essersi sedimentati come momenti di base. Quindi un pubblico variegato e un pubblico di differenti età, incidentalmente. Però tenete conto che anche in questo caso i social tradiscono il soggetto, perché la gente che ascolta Rai 3, Rai Radio 3 e legge i libri in senso lato, tendenzialmente come età media veleggia attorno ai 60, quindi non è esattamente fatta di giovincelli. Però comunque qualcosa, le amiche di mia figlia, qualcosa tirato su, ma sostanzialmente la media è quella dei coetanei a salire. E il risultato, tra l'altro anche statisticamente, non è stato irrilevante, perché ho ricevuto circa un 700-800 risposte che comunque fanno massa critica da tutta Italia, molto variegate, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che il risultato è platealmente uniforme. Coincideva abbastanza con quello che ricordavo io, della mia, ma ci sono alcuni punti tra i 10, cioè 7-8, che sono evidentemente uniformi, cioè mi sono fatto aiutare da quelli che la matematica la sanno, mi hanno assicurato che più o meno abbiamo delle percentuali che si aggirano attorno all'80-90%, per cui platealmente uniformi. E cominciano con cose del tipo, ad esempio, più o meno l'80% gli Egizi, me li cita tutti. La domanda era così, me li mettete in fila nel tempo e proseguite, cioè semplice. Quello che facevo con gli alunni sempre. Quello 10 date. 10 cose. Esattamente. Naturalmente a loro mi hanno chiesto perché, a me serviva solo che me ne mettessero davanti. E se volete giocare potete anche provare a dirle voi, è facile facile, Egizi, poi Greci, Romani. Poi c'è un periodo molto complesso di Medioevo, dove ognuno dice un po' la sua. Cioè all'interno, cioè essendo lungo, c'erano delle evidenti preferenze e ce ne sono due o tre che vincevano su tutto. Uno, curiosamente, roba dal 70%, è Carlo Magno, con alcuni momenti di... Fu incoronato nell'800 dopo Cristo, la notte di Natale, perché evidentemente quella roba lì rimane. Però Carlo Magno tantissimo. Carlo Magno molto il feudalesimo, in senso molto astratto ovviamente, però feudalesimo piace. Tantissimo Comuni. Comuni è un altro momento altissimo, non alto come altre cose, però si aggira, se ricordo bene, attorno al 60-70%. I Comuni piacevano molto.
con una variante interessante, poi vi dico dopo perché, ma lo potete intuire anche da soli, di presenza dei comuni anche nelle scuole meridionali, che non è irrilevante, perché i comuni lì non ci sono nella storia medievale, e non ci sarebbero. Poi medioevo, dunque, niente, sostanzialmente a quel punto si arriva dritti subito all'unica data che tutti mi citano, il 1492, cioè l'unica data citata, le altre sono tutte forme varie, ma il 1492 c'è su tutti, e ovvio anche perché cambi il manuale, cambi il libro, quindi ci sta che sia un momento di passaggio. Poi c'è il buio, cioè c'è un buio fittissimo che dura due secoli. Nessuno sa cosa è accaduto nel 5 e nel 600, cioè, ma nessuno mi ha citato niente, cioè, ci sono alcune emergenze timidissime di Lutero, ma non vale, è chiaro, 1517, quindi non vale assolutamente, alcuni aggiungono l'invenzione della stampa, no, sbagliato, bisogna tornare indietro prima, quindi manco quello, alcuni tentano la carta del momento culturale, cioè Rinascimento, ma anche quello è pencolante. Il 5 e 600 nessuno sa nulla, nessuno ha un ricordo vago delle guerre d'Italia, per forza. Onestamente, io anche i migliori vengono normalmente segati dall'interrogazione sulle guerre d'Italia, quindi è ovvio. E c'è un motivo, ma dopo, tra poco ve ne parlo. E, lasciamo perdere tutte le guerre legate ai problemi dinastici. È il grande tema delle guerre europee tra 5 e 600, non ci si capisce niente, ma è vero, è tecnicamente vero, sono tutti alleati tutti e contro tutti in quel periodo, quindi se segui la storia politica e militare è un disastro mentalmente. Il punto di salvezza non a caso per tutti è l'illuminismo, che a quel punto ti viene citato come veracola di salvataggio, quello lo sanno tutti, e l'illuminismo quindi come momento culturale è lo spazio dell'età moderna. Sostanzialmente, l'unico che viene ricordato, sì, più o meno sì, a cui segue, va da sé, ovviamente, la Rivoluzione Francese, che è quella invece citata al 90 e passa, cioè quasi tutti la sanno. Segue altrettanto Napoleone, prima del film di Ridley Scott, ma con quote importanti, non come la Rivoluzione Francese, ma importanti, in caduta libera rispetto a quello che immaginavo io è il Risorgimento. Il Risorgimento, lì vedi proprio il fattore generazionale. Se scorpori i dati, il Risorgimento te lo citano quelli dai 60 anni in su e quelli sotto, ma quasi mai in realtà. L'Unità d'Italia neanche viene citata, c'è una distanza enorme in questo caso. Dopodiché poi a quel punto lì, più o meno abbiamo finito, due guerre mondiali, e poi siccome nessuno riesce a finire i programmi, nessuno sa come è andata a finire sostanzialmente. E questa è la media, ed è più o meno il blocco delle... è così, è ancora così. È sostanzialmente il blocco delle risposte. Sul blocco delle risposte mi sono detto che forse valeva la pena ragionare su alcuni livelli, alcuni criteri. Tanto per cominciare, il criterio fondativo di questo blocco di risposte, perché c'è un elemento abbastanza facile ed evidente in quello che si legge attraverso questa linea del tempo, che è platealmente italocentrica, ovviamente. Cioè quello di cui si sa è uno spazio che arriva a toccare al massimo due paesi vicini, cioè la Francia e un po' di Germania, al netto del 1492, che comunque è un evento generico, cioè così collocato in quello spazio è più uno spartiacque tra un anno e l'altro che un vero momento che invera l'Atlantico, non è quello, nessuno sa un tubo dell'Atlantico sostanzialmente, il problema è collocarlo semplicemente perché è un momento frangiacque fondamentalmente. Se togli quello che rimane è uno spazio estremamente limitato, ovviamente, è l'Italia e non è l'Europa, è la Francia e la Germania, il resto è completamente assente mentalmente, nessuno sa nulla di cos'è accaduto in Polonia, in qualsiasi momento, ma ve l'ho citata pubblicata, nessuno sa nulla neanche di che cos'è accaduto in Russia, ma anche questo lo potrebbe dire, beh, è un po' complicata, è complicata però è grande così la Russia, è interessante questo. Nessuno sa nulla neanche dell'Inghilterra, cioè se ci pensate, a parte le
parlo soprattutto delle nostre generazioni, non parlo dei ragazzi in questo caso. Se ci pensate, a parte le intemperanze sessuali di Enrico VIII, non è che ci sia tantissimo che venga ricordato. Chi ha una memoria lunga e televisiva a volte aggiunge la freccia nera e quindi la guerra delle due rose, ma è roba elitaria, non c'è niente da dire. L'Inghilterra non è nota. Curiosamente non si sa nulla neanche della Spagna, ed è curioso due volte tanto, se ci pensate, a parte la guerra civile degli anni 30, ma quella è conosciuta per ragioni di carattere eminentemente politico e non per ragioni di carattere storiografico su una scala diversa. In realtà, di fatto, il momento in cui la Spagna è padrona del mondo, cioè tra il 5 e il 600, non è assolutamente contemplato dal punto di vista della memoria storiografica nostra, ma credo anche attuale, tutto sommato. E incidentalmente mi permetto di aggiungere che è il motivo per cui nessuno sa le guerre d'Italia e quello che succede nel 600, perché se le guardi dal punto di vista sbagliato, cioè dalla periferia, è ovvio che non capisci un accidente, è pieno solo di gente che entra ed esce, francesi, spagnoli, francesi, eccetera. Il problema è che il centro è là, se le guardi dal centro, dalla Spagna, torna tutto, è tutto molto più chiaro, e l'Italia la devi percepire però come una periferia. Ecco, questo è uno dei problemi. Poi il problema grosso è il fatto che non c'è il resto, cioè non c'è la Cina, ad esempio, nessuno sa nulla delle dinastie cinesi, nessuno saprebbe mettere in ordine cronologico, che so, Han, Tang, Ming, sono in ordine cronologico in questo caso. Non, cioè, invece ce ne sono delle altre, però almeno le ho messe in ordine cronologico. E nessuno sa niente dei paesi a maggioranza musulmana. Ora, e poi ci torno un attimo, è evidente, insomma, che c'è un vizio di forma originario in questa percezione del tempo che ha molto a che vedere con noi, punto. Quindi la riflessione che mi sono detto valeva la pena fare partiva proprio da questo: se è storia quella di cui ci occupiamo, allora anche la linea del tempo è un oggetto ragionevole di storia, e in quanto tale può essere studiato non partendo dal presupposto che dica il vero, che non dovrebbe mai essere il presupposto di uno storico, ma partendo dalla domanda sul perché mi dice questo, che è l'unico presupposto ragionevole per cui uno storico può agire. E sì, questo credo che sia forse il punto fondamentale di tutto il gioco che si possa fare su una cosa come l'idea di storia in sé. E mi permetto qui di fare una piccola parentesi. Ho visto tra i libri che c'è l'apologia della storia di Mark Bloch, continuo ad essere fedele abbastanza all'idea fondativa che lui poneva davanti come piccolo modello iniziale, cioè la storia è la scienza dell'uomo nel tempo. È una buona formula, non credo che sia sostituibile con altre facilmente. Magari in tempi di cultura woke potremmo dire la storia è la scienza dell'umanità nel tempo, così copriamo un problema di genere che adesso sta diventando complesso, però di fatto in realtà la formula funziona molto bene, perché se togli la parola uomo e lasci tempo, può essere biologia, qualsiasi altra cosa, se togli la parola tempo rimane la politica, può essere sociologia, può essere qualsiasi altra cosa, a patto però di intenderci, come diceva sempre Mark Bloch, su che cosa poi serve a fare, cosa sia tendenzialmente, tecnicamente fare lo storico, e cioè quel tipo di cosa, appunto, lo dico solamente per spiegarmi meglio riguardo a questo punto da cui partivo, qualcosa che ha a che fare tendenzialmente, tecnicamente col dubbio, non con le date, e cioè il fatto che vi siano date è un problema acquisito dal punto di vista storico, quello che dicevo adesso. Il fatto che ci siano date rende completamente irrilevante il mestiere di storico, cioè replicare storie di battaglie non è particolarmente interessante, e reiterare momenti della storia non è assolutamente utile, cioè fosse quella la storia potremmo davvero chiuderla qua, purtroppo a volte è anche quella la storia, e sicuramente io non avrei molto da fare se fosse quella la storia, per quanto la storia non sia una scienza dura, ci mancherebbe altro. Ricordo che abbiamo un dibattito, cioè, ma perché te ero convintissimo della stessa cosa, ha le velleità delle scienze esatte, ha solo le velleità, non ne ha
i punti d'arrivo talvolta, ma le velleità ce le ha. E quella velleità si invera, secondo me, in un meccanismo di base che dovrebbe informare il muoversi dello storico rispetto a una fonte. Cioè, quando ti trovi di fronte a un momento del passato, il tuo problema deve rimanere, restare solamente quello del chiederti, non tanto quindi mi ha detto questo, ma perché mi sta dicendo questo? Perché sta usando proprio queste parole? Perché sta rivolgendosi a qualcuno nello specifico e non a altri? Chi amava, chi odiava, che cosa leggeva, che libri utilizzava? Queste sono delle domande utili. E quindi il mio problema non è se mi dica la verità, ma è che cosa stia dicendo e per quali fini lo sta dicendo. La verità non è un orizzonte vero da storici, è un auspicabile orizzonte degli eventi che sai benissimo non essere raggiungibile. Ci sono alcuni storici che amano molto invece pensare che il prodotto finale della storiografia sia la verità. Io credo che se già ti avvicini e hai l'orizzonte giusto, cioè quello di un auspicio di verità, beh, già sei a cavallo, diamine. Anche perché poi, insomma, le domande possono cambiare, possono accadere tante cose, gli storici successivi la penseranno in un'altra maniera, via dicendo, insomma, non è quello il punto. Ecco, quello credo che sia, alla fine dei conti, un buon punto di partenza. Quel piccolo nucleo di domanda dove il punto di partenza diventa davvero il chiederti perché parla così. E quindi che cosa c'è sotto fondamentalmente, e credo che valga anche abbastanza ragionevolmente per questo problema non banale della linea del tempo. La domanda dunque che sta dietro a questo piccolo gioco diventa davvero quella del perché parla così, quella nostra idea di tempo che abbiamo in testa. Beh, perché inevitabilmente anche la linea del tempo è una costruzione culturale, non c'è niente da fare. C'è un momento in cui tutto questo comincia a formarsi, più o meno attorno al Settecento. La storia esisteva anche prima, ma faceva davvero tendenzialmente un altro mestiere. E tutto il meccanismo attorno al quale comincia a ruotare questo tipo nuovo di essere storia, che è poi quello che sfocerà nelle aule fondamentalmente, è legato intimamente alla necessità di dare corpo e di dare senso, se penso soprattutto a senso, all'idea di popolo che comincia a definirsi. E cioè, in un momento di passaggio complesso, quello settecentesco, in cui si comincia a pensare seriamente che il potere debba essere espressione di un popolo che lo detiene ab origine e non del principe che lo detiene in nome di Dio, quel passaggio richiede anche una trasformazione estremamente complicata del modo di percepire quel popolo. Perché se è vero che il potere è il suo, è vero altrettanto che ci sarà bene un accidente di motivo per cui è suo, cioè deve essere il legittimo proprietario dello spazio che lui abita. Per essere tale vuol dire che all'interno di quello spazio c'è un'unità di religione, di lingua, di cultura, che è tale fondamentalmente da sempre. È la grande illusione dell'invenzione della nazione, fondamentalmente. Tale da sempre vuol dire che in fondo questi fanno le stesse cose perché animati da certe specifiche necessità. La loro cultura deve essere segnata da particolari elementi, la loro lingua pure. È il momento in cui i fratelli Grimm se ne vanno in giro per la Germania e curiosamente sono le stesse persone che da una parte vanno a cercare le radici delle fiabe popolari, mettendo su carta tutto quello che ascoltano in giro per la foresta nera, ma dall'altra parte sono le stesse persone, non a caso, che scrivono il dizionario in tedesco della storia moderna della Germania, il Deutsche Wörterbuch dei fratelli Grimm, che sono gli stessi delle favole, appunto. E non è un caso, ovviamente, perché hanno la stessa, esprime questa serie di atti, la stessa identica preoccupazione. È lo stesso movimento per cui a un certo punto in Italia si comincia a girare allo stesso modo per le campagne alla ricerca delle radici popolari, addirittura dei costumi popolari. E c'è ormai una serie di studi molto divertenti che racconta di come in realtà quando non si trovino questi costumi popolari ci siano dei volenterosi intellettuali in marsina col tricorno in testa eccetera che suggeriscono alle signore del paese come vadano cuciti e fatti questi costumi popolari.
quelle cose era Lucia Mondella, no? Quelle eternate più dal trio Lopez, Solegni, Marchesini, che in realtà, che dalla realtà, esprimono quasi più quell'immaginario molto ottocentesco di un'idea necessaria di identità nazionale che stava crescendo. È una cosa che vale per noi, è una cosa che vale all'estero. Forse uno degli esiti più divertenti di questo tipo di studi è aver dimostrato che questo funzionò anche per i kilt scozzesi, che non sono mai esistiti, se non in una forma assolutamente accessoria nel 600, nel 500 prima. Furono inventati come identità dei clan solamente nel 700, incidentalmente da uno che faceva tutt'altro, ma che si convinse che probabilmente era anche un ottimo business, ma probabilmente altrettanto era anche una sorta di necessità dell'epoca. Questa serie di movimenti che aveva a che vedere con la cultura, con la musica, addirittura col pittoresco, con i paesaggi tipici da Eternale, via dicendo, finì inevitabilmente anche ad avere a che fare con la storia, perché se c'è un'unità di quel tipo in uno spazio definito, allora quello spazio deve essere riempito di una storia che segna l'identità di queste persone dall'inizio dei tempi sino ad oggi. Soprattutto perché in quel periodo si possono anche disegnare i confini. È curioso come ci sia una capacità cartografica che ti dica esattamente come devi pensare lo spazio. Nel Medioevo i confini erano labili, c'erano regioni di confine. Le marche è un termine classico per disegnare appunto i confini, gli spazi di confine. Noi ne abbiamo lasciato uno nella nostra geografia regionale. Nel 600 e nel 700 invece c'è la possibilità ormai raffinata dei geografi di definire con precisione gli spazi, dunque di dire chi è esattamente dentro e chi è esattamente fuori. A partire da lì puoi anche ragionare su che accidenti di storia avrà chi è esattamente dentro, che guardate che non è un bel modo di procedere dal punto di vista storico, perché tu procedi sapendo il finale. Siccome, dati i confini che conosco oggi, ti dico che storia c'è stata all'interno, presupponendo dunque che quei confini ci siano sempre stati, che non è un'operazione molto raffinata sul piano storiografico, ai tempi invece lo fu, e produsse un effetto notevole, quello di produrre la nostra storia. La nostra storia nasce lì e lo si vede in maniera plastica, non solo prima negli sforzi degli eruditi di andarsi a cercare le fonti di quella storia, 600-700, e poi negli sforzi dei docenti, tra la metà dell'Ottocento in poi, di cominciare a fissare quella storia. E lì lo vediamo abbastanza chiaramente, perché le prime leggi, o perlomeno le prime proposte di legge che ruotano attorno alla didattica della storia in Italia, sono immediatamente precedenti all'unità nazionale, sono degli anni 50 dell'Ottocento. Ed è abbastanza evidente, perché il modello c'è già sostanzialmente. Strutturato secondo una griglia che è quella dell'umanistica classica, e cioè c'è un'antichità, poi c'è un medioevo, la grande invenzione degli umanisti tra 3 e 400, ovviamente il medioevo non esiste, è chiaro, il medioevo è la convinzione di umanisti trecenteschi, a cominciare da Petrarca per citarne un importante, di avere uno spazio di tempo enorme di buio che li separa dalla luce che era stata quella propria dei classici, dei greci e soprattutto dei latini per lui. Quindi in quel medioevo inventato in un certo senso in quel momento si gioca poi la definizione precisa di che cosa sarà la nostra idea di storia. Dunque una struttura sufficientemente ancorata a questo tipo di divisione delle cose. Ah, c'è un altro pezzo che incide, e cioè il fatto che si sia tutti cristiani. E in effetti, anche se non con una precisione sistematica, lo zero, che in realtà è un problema di calcolo leggermente sbagliato, bisognerebbe ritardatare di 4 anni, ma è abbastanza irrilevante, si sbagliarono nel conto, quindi cioè Cristo sarebbe nato nel 4 avanti, insomma avete capito, non è rilevante questo, fa d'asse in realtà in un certo modo anche per dividere una certa idea di antico e di medioevo successivo, non è un asse preciso, ci sono alcuni secoli, è ovvio, però comunque contribuisce notevolmente a separare mentalmente una certa idea di tempo, ecco. Dopodiché poi l'età moderna, e l'età moderna nella mentalità, nell'idea ottocentesca, aveva a che vedere con almeno due necessità. Una era l'idea stessa di modernus,
che era quella idea che partiva dal Medioevo e poco alla volta si scardinava dall'idea latina, che in realtà stava per ora, adesso, era questo che voleva dire modernus, e che diventava un'attesa del dopo, e un'idea di trasformazione. E due, quell'idea di trasformazione era propedeutica a quello che si sarebbe diventati di lì a poco, cioè nazione. Era l'Ottocento, la modernità era l'esito, era il punto di partenza per arrivare a casa sostanzialmente, dove casa era qualche secolo dopo. La contemporaneità non era data, come sapete non esiste, se non lo sapete ve lo dico adesso, la storia contemporanea non esiste sino alla metà del Novecento, incidentalmente. Sino a quel momento c'è un'idea di storia moderna che arriva fino alla Rivoluzione Francese, che è uno dei momenti di quelli forti. Anzi, la Rivoluzione Francese è oggetto di dibattito in quel momento. Bisogna metterci o no? Sì, dicono tutti, perché essendo tutti quanti figli e sentendosi tutti figli del Risorgimento, si sa che la Rivoluzione Francese è stata la scaturigine dei moti successivi. Però alcuni dicono, sì, ma sono francesi, forse dovremmo far sentire di più che siamo italiani e quindi tutta roba nostra. Il dibattito ci fu davvero, poi ovviamente alla fine la Rivoluzione Francese era talmente forte e conclamata all'interno di questo tipo di processo che non si poteva fare altrimenti. Rimaneva e rimane fuori nella nostra storia appunto questo pezzo in più, quello della storia contemporanea. La storia contemporanea in realtà era un dubbio legittimo degli storici. Possono gli storici fare storia contemporanea? Nell'Ottocento si diceva di no, perché uno, si era parte in causa, e due, la storia era una cosa finita. Incidentalmente i grandi storici tedeschi avevano anche un altro punto a loro vantaggio su questo. Von Ranke era stato il papà degli storici tutti, poi soprattutto di quelli tedeschi, era stato molto chiaro su questo punto, cioè fare storia è raccogliere tutti gli elementi disponibili per poter illuminare una parte sufficientemente piccola e definita del passato. Cioè quello è il processo storico che sottostà a quel metodo critico di cui parlavamo prima. Dubitare della fonte per cominciare, dopodiché una volta sancito la necessità del dubbio metodologico, a quel punto supportare la ricerca attraverso la possibilità di raccogliere ogni dato che venga tanto dall'aspetto testuale quanto dall'aspetto materiale, colonne, cose, pezzi di coccio, tutto quello che ti rimane, da poter assemblare assieme e raggiungere, per Von Ranke era la verità e punto, noi ci accontenteremo di meno. Ma se è questo il processo storico, così come lo immaginavamo nell'Ottocento, è ovvio che non si dà per la contemporaneità, dove era evidente già che nell'Ottocento che il problema era l'esatto contrario. Data una massa di documenti esondante rispetto alle possibilità di qualsiasi storico di controllarli tutti, si deve scegliere un percorso. È l'esatto contrario. Il contemporaneista dovrebbe, deve, perché lo fa, dato il metodo, quello che si vuole, però scegliere un percorso tra le carte, non raccoglierle tutte, perché è impossibile. E in più, si aggiungeva, il problema era che appunto era contemporaneo all'evento. Non si può. Il dibattito è rimasto molto acceso, aiutato per la verità, soprattutto in Italia, da personalità di primo piano come ad esempio Benedetto Croce, che nel momento in cui decide di scrivere la storia d'Europa, col cavolo che arriva fino al momento in cui lui vive, si ferma alle soglie della prima guerra mondiale, dicendo esplicitamente che dopo è materia che lo riguarda e quindi che non può essere trattata. E questo stigma in realtà verrà risolto proprio da Marc Bloch, il quale dirà sulla sua pelle, facendosi uccidere dai tedeschi, che la storia deve riguardare lo storico fino alla fine. E in realtà non è solamente lui, ma sicuramente questo crinale della Seconda Guerra Mondiale inciderà profondamente nel ridefinire il rapporto tra storici e contemporaneità, tanto che dopo appunto la contemporaneità comincerà a diventare l'elemento di base. Però qual è il problema? Che ovviamente, essendo nata dopo, deve fare i conti con quel piccolo problema della contemporaneità fissata nell'Ottocento nei programmi, per cui il mondo finiva più o meno con l'Unità d'Italia. Dopodiché, poco alla volta, il contemporaneo ha cominciato ad allargarsi sempre di più, esondando e allontanandosi dalla storia moderna. La storia moderna è rimasta lì e la contemporaneità ha continuato, per una sua inevitabile bulimia del tempo, ha continuato ad allargarsi sempre di più.
producendo una serie di effetti abbastanza strani, cioè ad esempio non c'è quasi più nessun contemporaneista che si occupa di Ottocento, perché ovviamente avendo fondato tutto in quel periodo lì, il problema è che ce ne sono, ci mancherebbe, però è un po' più residuale. Ovviamente il problema è chiaro, non è dei modernisti, perché i modernisti dicono no, ma noi ci fermiamo alla rivoluzione francese, i contemporaneisti dicono ma io mi voglio occupare del mio contemporaneo, dunque arrivo negli anni 60, 70 eccetera, l'Ottocento è finito, è lì in mezzo che nessuno considera più tanto, tanto è vero che tendenzialmente chi si occupa di Napoleone è sempre pensato come un modernista ormai, per forza di cose. A parte questi problemi di carattere accademico, che però si traducono in realtà in problemi di conoscenza generalizzato su cosa più importante e cosa no, anche sul piano didattico, quello che ovviamente poi arriva a noi è il dato finale di un mondo la cui contemporaneità inevitabilmente s'allarga, lasciando uno spazio relativamente ingestibile per qualsiasi tipo di didattica, perché è chiaro che devi scegliere dei pezzi e tutta quella roba è esondante. Esondante anche perché degli altri motivi. E qui arriviamo al punto, al secondo punto. Cioè, guardate, non sono poi tanti punti, ecco, non preoccupatevi, forse anche il terzo punto, forse anche il quarto rispetto a quello da cui ero partito, cioè non dura così tanto, insomma, quello volevo dire. E cioè, dicevo prima che non c'è tutto dentro la linea del tempo, anzi c'è molto poco. Il primo dato che si registra in maniera molto facile è che la carta geografica prevista dalla linea del tempo è esigua ed è fondamentalmente centrata appunto sull'Italia. Il perché si è centrata sull'Italia l'abbiamo detto. Ora la domanda seria è che cosa manca dunque? Manca, dicevamo, lo spazio esterno. Manca curiosamente, quindi riassumendo, uno spazio europeo. Cioè ci sono un sacco di cose dell'Europa di cui nessuno sa niente. E ovviamente nella mancanza si percepisce l'idea dell'irrilevanza, questo è ovvio, se non l'ho studiato, se non ne ho mai sentito parlare, probabilmente è perché conta un po' meno, tutto sommato. Questo ovviamente produce effetti a cascata, perché quando ci si comincia ad allargare su un mondo sempre più vasto, la Cina, citavo prima, ma i paesi a maggioranza musulmana, come sarebbe più tecnicamente corretto chiamarli, cioè roba che va dal Marocco sino alla Malesia, ecco per intenderci, la cui varietà culturale e linguistica è spaventosa e ingestibile dal punto di vista di qualsiasi professionista. Io non so l'arabo, non mi permetto di avere un'idea su che cosa sia la Malesia, se non per letture terze, inevitabilmente. Ecco, quando ci si comincia a muovere su questi spazi diventa ancora peggio. Ed è una parte di storia non irrilevante, cioè voi, io non, forse ne abbiamo già parlato, però se c'è una cosa abbastanza classica riguardo all'Islam, che l'Islam comincia sostanzialmente dopo i Longobardi, quando nella manualistica, nella scolastica, no? Cioè credo che sia più o meno così, cioè ci sono i Longobardi, dopo poi giri pagine, dopo c'è il capitolo sull'Islam, che è normalmente diviso in questa serie di caratteristiche. C'è la predicazione di Muhammad, che una volta si chiamava Maometto, adesso quello si dice che sarebbe meglio almeno scriverlo come più corretto, Muhammad. Poi ci sono brevi cenni sull'universo religioso, cioè i cinque pilastri dell'Islam, cose del genere, eccetera, eccetera. Seguono i quattro califi ben guidati, le due dinastie califari, Omayyadi e di Abbasidi. Poi se quel manuale ha voglia di allargarsi, arriva anche alle cose un pochino più mediterranee, cioè la presenza dei musulmani in Spagna, la presenza dei musulmani in Sicilia. Poi giri pagina, c'è Carlo Magno e tu hai la percezione netta che l'Islam sia finito lì, perché se non c'è più. E la cosa curiosa è che dal punto di vista dei bilancini della storia, l'Islam invece comincia lì. Il suo periodo classico, quello che viene percepito come il periodo di riferimento per loro dal punto di vista culturale, simbolico, religioso, artistico, eccetera, è esattamente quello che va dal 9 al 10 all'11 secolo, cioè immediatamente dopo. È lì che si fondano le basi dell'Islam, non prima. Ecco, questo tipo di percezione è assente, poi per non parlare degli altri. Gli ottomani saltano fuori normalmente in un paio di citazioni, quando conquistano Costantinopoli nel 1453 e nella battaglia di Lepanto nel 1571, secondo me non più di tanto di così. Poi c'è la presa di Vienna, vabbè, però poche robe, mentre invece gli ottomani in quel periodo sono parte di un sistema di imperi multipli che definiscono l'Asia in tutto il suo potere, che sono quelli ottomani, turchi, cioè poi persiani, safavidi a metà, Mughal verso l'India e via dicendo.
è una roba immensa, e dal punto di vista degli scambi, anche solamente banalmente quantitativi, quanta roba scambiano, quanta roba producono in termini di testo, quanti libri producono, ecco, infinitamente di più di tutti quelli che l'Europa produce in non so quanti secoli, lo fanno in un secolo solo. La percezione di quella, scusatemi, l'assenza di percezione di quella cosa sta per un sarà che non conta tanto, e questo poi produce anche degli effetti a cascata abbastanza buffi, quelli un po' da serie B, se volete, quelli un pochino più giornalistici, tipo l'Italia ha, che so, cos'è, a volte legge il 70 oppure il 90% dei beni culturali mondiali, che in realtà è una boiata spaventosa fatta su un calcolo sballato delle tutele UNESCO, che non ha nulla a che vedere con una realtà possibile di valutazione del genere, che però sta per quella presunzione iniziale, è ovvio, dato il fatto che so solo l'Italia, e che l'Italia ha avuto Leonardo, lo sappiamo, Raffaello, Caravaggio dopo, un sacco di cose, però di fatto, sapendo solamente quello, mi convinco del fatto che gli altri probabilmente non hanno avuto niente. Ai cinesi questo non piace normalmente. Sappiate che al Museo di Storia di Beijing, di Pechino, ci sono solamente due occidentali presenti, non ho detto due italiani, due occidentali, due e basta. Uno è Marco Polo, sono incidentalmente due italiani, ma non è quello che a loro gli frega. Uno è Marco Polo, per ovvi motivi è lì, e l'altro è Matteo Ricci, e cioè il gesuita che nel 500 andò là e vestito come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori, perché la citazione di Battiato è quella in realtà, tradusse il canone confuciano in latino, e tradusse in cinese una parte importante di letteratura filosofica classica, greca latina. Questo è il motivo per cui loro sono lì. Il resto è totalmente irrilevante, anche perché se prendete la carta geografica dei colleghi dei vostri allievi in Cina, la carta mondiale che hanno probabilmente appesa in classe, ovviamente ha la Cina al centro e i cinesi di ultima fila, l'Italia neanche la vedono perché ha uno scaracchio in alto sulla destra, che i cinesi di ultima fila non possono vedere. Ecco, ed è così che ci hanno sempre visto, non è che ci vedono adesso. È solo che hanno almeno quantitativamente più ragione loro. Se uno volesse appellarsi a un dato meramente quantitativo, sono 3 miliardi di persone che ci vedono così contro svariati milioni che siamo noi, è chiaro che vincono. Non è scontato che abbiamo ragione noi. Anzi, proprio poco, molto poco scontato, perché non ho aggiunto gli altri, quel 1,5 miliardi di musulmani che anche loro non hanno esattamente la stessa percezione del mondo che abbiamo noi. Poi non ho aggiunto gli indiani, che non sono pochissimi, un subcontinente, lo chiamano apposta così, perché sono tantissimi gli indiani. Quindi abbiamo finiti miliardi, sono loro che hanno più ragione di noi nel percepirci come irrilevanti. Ogni tanto vengono in gita da noi, vedono le cose. Se c'è una cosa che i cinesi trovano veramente noiosa, visitare le chiese italiane, perché le trovano tutte uguali. Hanno ragione, gli mancano i codici culturali, esattamente quello che noi percepiamo quando andiamo in giro per pagode dalle loro parti, sono tutte uguali fondamentalmente. Alla terza dice portatemi a mangiare gli involtini. Credo che sia un po' quello. Naturalmente il problema però non è solo quello della rilevanza o meno del dato geografico, che comunque è un punto non irrilevante in tutta questa storia, perché la linea del tempo non ha solo a che vedere con priorità di carattere geografico, come dicevamo adesso, o con attenzioni particolari nei confronti di noi verso gli altri. Ci sono tantissime altre cose che non sono mostrate nella linea del tempo, anche se stiamo dentro i nostri confini, ecco, i confini cioè disegnati da quella mappa ideale e un po' stretta di cui parlavamo adesso. Ad esempio, gli ebrei non sono dati nella percezione del tempo, sono dati solo in un momento, nel momento della loro maggiore devastazione, cioè nella Shoah. Ma non c'è una parte di storia che ricordi che quella cultura è stata integrata anche e integrante soprattutto almeno dal 400 d.C. in poi. E questo vale per l'Italia, vale per la Spagna, vale per la Francia, vale per una marea di posti. Ecco, di questa cosa nessuno, o perlomeno, naturalmente è chiaro che qualche manuale lo accende, eccetera, però nessuno l'ha sedimentata al proprio interno, ecco, mettiamola così.
E con gli ebrei è anche facile. In realtà questo varrebbe curiosamente anche per i musulmani, non lo sa nessuno, e questo è ancora più interessante, ma non è una presenza enorme, ma è una presenza che è stata sempre rilevante. Una presenza fatta di schiavi, di convertiti, ci sono stati, di mercanti, di diplomatici, tutta una presenza di persone che ha costruito e che ha abitato non solamente i luoghi facili da immaginare, tipo appunto Genova, dove davvero è stata una presenza costante, ma vale per Venezia, e le prove non sono irrilevanti, basta guardare un quadro di Bellini della fine del 400 per vedere che razza di roba c'era in piazza, turchi con i copricapi eccetera eccetera, ma anche nelle retrovie, poi potrei citare Livorno, Napoli eccetera, vale per un sacco di posti, ma anche per le retrovie a casa mia, a Bologna, che uno direbbe vabbè fagli arrivare da là, però obiettivamente ci sono palazzi con le raffigurazioni fuori di soggetti musulmani di vario tipo, i turchi con il turbante grande, i mori che normalmente hanno dei turbanti più leggeri eccetera eccetera, c'è un palazzo, si chiama Palazzo Bolognini, è del 1525 circa, la facciata reca in rilievo queste teste strepitose, se passate da via Santo Stefano vicino alle due torri, se andate in gita un giorno lo vedrete, bellissimo. E i neri, la cui esistenza ovviamente non è data neanche normalmente nel ricordare l'Africa, che è l'unico continente che non ho neanche citato io in questo caso, non colpevolmente, volevo usarlo come coup de théâtre adesso, lo ammetto, però di fatto in realtà secondo me dovrebbe farci pensare. Badate, non abbiamo neanche tutte le royalties sul razzismo in questo senso, perché anche i musulmani si comportano uguali, i musulmani su questo sono altrettanto respingenti. Sudan in arabo vuol dire paese dei neri, Saud vuol dire nero in arabo, e i geografi lo ricordano solamente per come si fanno gli eunuchi normalmente, non citano altro, cosa si mangia, niente, ti dicono normalmente nel X-XI secolo lì gli eunuchi si fanno così e cos'ha, e poi ti spiegano, ci sono due o tre modi, uno più brutto dell'altro, potete immaginare, e incidentalmente è ancora adesso così, perché cioè, non so se qualcuno ha ascoltato la diatriba ultima, ennesima, noiosissima, su attori che interpretano personaggi storici. In questo caso si tratterebbe di Annibale e di Denzel Washington, che per me Denzel Washington potrebbe interpretare qualunque cosa, va benissimo, perché è un dio di attore. Però di fatto in questo caso a prendersela sono stati i tunisini. E ho letto anche di qualcuno che ha detto perché sono oppressi culturalmente, col cavolo. Perché loro hanno una costruzione di identità nazionale che poggia le sue radici proprio perché viene esattamente dalle nostre necessità culturali, cioè dall'idea di nazionalismo che in qualche maniera si è poco alla volta estesa a tutto il mondo nell'Ottocento, e loro poggiano la loro identità come base proprio sui fenici, cioè sui cartaginesi, col cavolo che sono disposti a sostenere che quelli sono neri. Dovevano essere per forza bianchi come siamo bianchi noi. Il bianco è un colore relativo, tendenzialmente, in giro per il mondo. Anche noi pensiamo di essere bianchi, ma se lo chiedete a un norvegese vi dirà mica tanto. Una volta nell'Ottocento lo stava chiedendo a un francese, per sentirsi dire De Gobineau, il trattato sulle differenze delle razze umane, fu molto chiaro, dato tre colori di base, gli italiani sono una mescolanza di neri e di bianchi fondamentalmente, dove i bianchi sono i francesi del nord ovviamente, quindi non è proprio scontatissimo. Ma in questo discorso, in realtà preso un po' troppo alla larga, non solo l'Africa manca, e manca in un'essenza completa, cioè non ha storia, punto, è semplicemente priva di storia. Negando il fatto o facendo troppo coincidere la storia delle fonti scritte, che peraltro hanno, non del tutto, non in maniera totale, con la storia tout court. Ma naturalmente, visto che io a quello facevo riferimento, hanno una completa assenza dell'idea di una presenza, c'è una completa assenza dell'idea di una presenza di neri qua, che ovviamente è sempre stata minoritaria, ovvio, certo, ma non irrilevante e non assente. In quanto schiavi, ma anche in quanto viaggiatori, è facile che questo possa sparire dalla storia e dalla nostra linea del tempo, è ovvio, ma non è detto che questo sia però giusto, il fatto che sia facile, soprattutto in questi tempi, non vuol dire che sia giusto, dico sul piano epistemologico, non sul piano morale, mi guardo bene dal fare considerazioni morali, epistemologico e basta.
C'è un'altra assenza, se ci fate caso. Sono tutti maschi bianchi morti. Bianchi, tanto per cominciare. Noi abbiamo un'idea di storia che è inevitabilmente centrata sulla nostra identità supposta nell'Ottocento, nella convinzione, cioè che noi si sia espressione, come si pensava nell'Ottocento, di uno specifico razziale. Adesso non potremmo mai più usare questa parola, si usa negli Stati Uniti comunque. Race è ancora sdoganatissimo e anzi è un termine che ha una sua valenza esplicita, ma noi non lo usiamo, per mille motivi e giustamente non lo usiamo. Ma detto questo, in realtà la convinzione era che noi si fossero tutti bianchi. Se ci pensate, se fate una somma dei soggetti storici che più o meno noi ci rappresentiamo, sono tutti fondamentalmente etnicamente uguali. Cristoforo Colombo, ovviamente, certo, è un bianco, bianco da middle class, oggi si potrebbe dire, ma come quasi tutti, Marco Polo, eccetera, eccetera. Però poi si arriva anche a trovare la stessa cosa in personaggi un po' più dubbi, come ad esempio, che so, Gesù di Nazareth, che normalmente viene rappresentato sempre bianco, in un modello quasi, oggi diremmo, alla Zeffirelli, ma di fatto in realtà è un modello alla Zeffirelli che pesca dalla iconografia sacra medievale, che è quella cosa lì, è un bianco esangue, che di fatto però in realtà è un po' più palestinese, era palestinese, oggi è meglio evitare, dell'area palestinese. Così evitiamo problemi particolari, ma questo vale per tantissimi altri soggetti che inevitabilmente collochiamo in uno spazio abbastanza definito del nostro immaginario etnico. Tra parentesi, questa è una cosa che comincia sin dall'inizio, se ci pensate. All'inizio vuol dire nella preistoria, c'è quella che è una costante, mi sembra, delle presentazioni degli inizi manuale, no? Cioè quella sequenza che vede una scimmia prima, poi uno meno scimmia dopo, cioè avete presente, no? Cioè prima l'evoluzione umana, no? Cioè prima la scimmia che arranca in maniera scimmiesca, eccetera, poi dopo la scimmia sempre più solida sulla spina dorsale comincia ad arcuarsi era sempre più convinta, la penultima scimmia ha in mano anche un oggetto normalmente, un qualcosa che ha scalfito eccetera eccetera, e dopo l'ultima è un norvegese con la lancia, no, perché non è un, evidentemente un uomo del nord di 30 anni massimo, con un bel fisico, un bel portamento, e questo è il modello, non è una donna, non lo è mai, è un uomo di una certa tipologia, una volta si sarebbe detto etnica, e tra l'altro questo porta con sé due considerazioni. Da una parte che questo è un modello che si perpetuerà sostanzialmente in tutta la storia, cioè l'immaginario storico su cui si fissa l'idea dei personaggi è molto legato a modelli simili, sostanzialmente, maschi, bianchi, eccetera. Dall'altro però porta con sé anche un'altra considerazione, cioè la convinzione che in fondo alla fine dei conti è quasi positivista, cioè veramente di vecchio stampo, che la storia vada dal peggio al meglio, dove il peggio è la scimmia e dove il meglio è il norvegese, nella convinzione cioè che la storia non faccia salti. Ora, se c'è una cosa che gli antropologi hanno capito perfettamente, che non è affatto così che funziona la storia. La storia è una mescolanza spaventosa, non c'è prima Neanderthal e poi Sapiens, c'è Neanderthal e Sapiens assieme, si mescolano, e la genetica ce l'ha anche spiegato, a volte si separano, ritornano assieme, si risalutano, si faranno la guerra, non lo sapremo mai, fanno dei giri tortuosissimi in mezzo ad altri ominidi di varia natura, l'uomo giavanensis da una parte, eccetera, nessuno dovrebbe poter scommettere sul Sapiens finale, e quello è non è un punto d'arrivo, ma è il punto di una serie di circonvoluzioni, dove incidentalmente funziona sempre così. Quando nei disegni successivi si mostra il risultato finale di altre operazioni, tipo uomini che fanno sempre uomini naturalmente, che fanno il fuoco con i mammut dietro, normalmente queste immagini evocative, è un risultato dove
è evidente qual è l'aspetto, sono uomini già vestiti molto meglio, con le loro pelli già un po' più cucite, c'è un'idea di evoluzione abbastanza diretta che ti porta da lì, negli anni 70 ti portava da lì agli astronauti. Io ho un libro del... i grandi libri di non sì, erano sì, quelli gialli, dove era proprio evidente questo gioco, c'era un essere bruto all'inizio e poi l'astronauta alla fine, che era evidente il punto d'arrivo dell'evoluzione. Ora, se c'è una cosa evidente che dovremmo avere chiaro tutti, che la storia non va così, non va assolutamente in quella direzione, anzi fa dei giri piuttosto contorti. E la questione dell'assenza femminile, poi ho finito, la questione dell'assenza femminile è ancora più problematica, se ci si pensa, perché da una parte uno potrebbe dire, e i detrattori, o perlomeno quelli che pongono l'accento su questo, sono abbastanza concordi nel dire, che pongono l'accento su questo in maniera avvertita, nel dire, ovviamente, dato il fatto che la totalità, si potrebbe dire, delle società precedenti la nostra è fatta di società patriarcali e fondamentalmente maschiliste, è ovvio che la donna è stata silenziata all'interno nello spazio di ruoli codificati e via dicendo, e che quindi noi non la vediamo. E non è che si possa dire del tutto no, perché è chiaro che è un po' così, è ovvio, certo. Però il problema, credo, è che se tu accetti quel no, non le vedi più le donne. Se parti dal presupposto che essendo così, quindi è ovvio che non ci saranno, automaticamente il tuo sguardo passa altrove e ti toglie la possibilità di poter investigare in quella direzione. Ora, dal punto di vista storiografico, fortunatamente un po' di salti li abbiamo fatti in questo senso, a partire da Natalie Simon Davis, che negli anni 60 è morta da pochissimo, incidentalmente, una delle più grandi storiche del Novecento in assoluto, sdoganò una serie di temi legati al femminile, in periodi a dir poco non sospetti, addirittura legati al femminile e al genere. Dobbiamo a lei una serie di riflessioni fondamentali iniziali sulla distinzione non da ridere tra il problema di uomo versus donna in storiografia e il problema dell'inserimento del concetto di genere in storiografia, dove il genere non è il problema del femminile, bensì il problema della specifica contrattazione che in uno specifico passato avviene sul piano dell'identità sessuale, che è tutt'altro problema e che ovviamente rende estremamente più ampio e importante la riflessione. Detto questo, però, in tutto questo processo che ci ha portato molto avanti nella riflessione, è evidente che questo stigma iniziale di cui parlavo adesso un po' c'è, cioè il fatto che questa assenza ha delle motivazioni storiche che ci rendono quasi impossibile trovarle, le donne. Uno, le storiche, tendenzialmente donne all'inizio, va detto, hanno dimostrato che questo non è vero. Devi solamente cercare bene, devi guardarle da un altro punto di vista, devi cercarle nelle case molto spesso, ma puoi cercarle anche nelle prigioni, ci sono, ahimè, molto spesso, le devi cercare un po' più negli interstizi. Puoi fare anche la storia di Giovanna d'Arco, ma quelli sono i casi che esulano dallo schema. Tanto è vero che normalmente questi casi eclatanti e facili, ben visibili, corrispondono a una cosciente volontà di farsi uomo da parte della donna per poter emergere o per poter sopravvivere all'interno di uno spazio maschile. Giovanna d'Arco è un ottimo esempio, ma vale per quasi tutti. C'è anche Christine de Pizan, che è una delle più grandi scrittrici della letteratura medievale, non solo femminile, che dichiara esattamente la stessa cosa a un certo punto. Cioè, a un certo punto, data la mia condizione di indigenza, dovetti farmi uomo per sopravvivere. Per lei farsi uomo non voleva dire di perdere i suoi connotati femminili, voleva dire accettare le condizioni, assumere le condizioni sociali di un'altra natura sessuale. E soprattutto questa decisione a priori di non vedere rischia di essere pericolosa, perché ci impedisce, dicevo, di vedere un sacco di cose che in realtà sono a un passo da noi, ma che ci sono negate. Mi spiego. Adesso in realtà molto spesso stanno facendo operazioni di storia
al femminile basta, dove è chiaro che il risultato è obiettivamente inopinabile. La storia dell'arte al femminile fa un po' ridere, perché obiettivamente è chiaro che i dettami delle regole sono stati tutti maschili, e quindi di fatto in realtà è una storia dell'arte monca, ma è ovvio che sia così. Serve a produrre anche, cioè io spero che serva a quello, perché se sono convinto che funzioni solo per quello, secondo me è un po' labile, ma credo che serva soprattutto per riportare sulla bilancia delle cose che erano completamente assenti dalla vista. Vi faccio un esempio che riguarda me, che pensavo di essere abbastanza immunizzato da queste cose. Io sono un appassionato sfegatato di musica classica. Per sfegatato intendo uno che è convinto di conoscere tantissimo, cioè non solamente in termini di autori, ma ho un sacco di idee sugli esecutori, sui direttori d'orchestra, eccetera, eccetera. Quindi quando leggo un programma mi picco di essere, cioè, abbastanza consapevole di quello che mi aspetta davanti. Quest'estate ero ospite di una serie, era un lavoro che facevo con loro e per loro, di musicisti in Toscana, di musicisti internazionali strepitosi, incidentalmente. Una delle sere c'era un programma dedicato a Schumann e io ero tutto contento, io amo molto la musica romantica, amo molto Schumann, e non ho pensato per un attimo che non potesse altro che essere Robert, perché è logico che sia Robert. Poi a un certo punto, perché non ci ho pensato, lo ammetto, banalmente non ci ho pensato, poi a un certo punto il terzo pezzo del programma guardo meglio ed è Clara, ed è una cosa che io non conoscevo e mi sembrava strano, cioè io non conoscevo l'unico concerto per pianoforte e orchestra che Clara Schumann ha scritto nella vita, l'ha scritto a 13 anni, perché poi Robert gliel'ha fatta vedere i Sorci Verdi, quindi alla fine ho detto vabbè basta, faccio la concertista, la smetto, perché Robert era un po' pesante per tanti beh infatti è finito maluccio, un po' manicomio, ecco. Ma comunque sarebbe stato pesante uguale dati i tempi, povera Clara, e che l'ha amato moltissimo, incidentalmente. Però questo concerto è stranissimo. Il concerto classico di quel periodo è una cosa dove c'è un fitto dialogo tra lo strumento solista e l'orchestra, un dialogo che è sempre tensione del romanticismo inevitabilmente, e questo dialogo si sviluppa normalmente in tre movimenti, cioè un allegro iniziale, un veloce, un adagio e poi un allegro finale. E l'adagio è una cosa stranissima, lei decide di non far parlare l'orchestra e fa parlare solamente due strumenti, tace tutto improvvisamente. Io l'ho trovata, non so perché, una cosa molto femminile. Parla solamente il violoncello e il pianoforte. E si parlano tra loro in una melodia bellissima, che non ho mai ascoltato, quindi adesso voi andatevelo a ascoltare su YouTube, c'è in tantissime versioni diverse. C'è anche solo l'adagio, se non volete proprio, ma è corto, dura poco, godetevelo. E per me è stato realizzare che in effetti quello che vado in giro raccontando è vero. Cioè, se assumi la convinzione, anche se tu vai in giro dicendo non bisogna assumerla, ma se assumi per comunque in maniera non meditata la convinzione che tanto comunque non puoi più di tanto, non c'è da sapere perché quel tipo di società ha oscurato inevitabilmente la donna, improvvisamente ti rendi conto che hai perso la possibilità di vedere o ascoltare, in questo caso, cose che erano lì a un passo dal tuo naso, ma che tu non hai mai sentito. Ecco, io credo che sia il problema della linea del tempo. Cioè, per carità, e ho finito, dato il numero risibile di ore che abbiamo a scuola per fare storia, è velleitario e a dir poco un po' ridicolo pensare che si debba fare la storia del mondo. È un miracolo se uno campa con quel po' che può fare. Incidentalmente credo che sia pure giusto, a maggior ragione in una società estremamente complessa come quella in cui ci troviamo, che si abbiano i rudimenti riguardo al luogo dove tu sei andato ad abitare. Ancora di più è importante, io credo. Quindi non sto dicendo che è tutto da buttare, ci mancherebbe altro, anzi penso che sia impossibile tutto sommato, anche perché farla in altra maniera implicherebbe competenze, articolazioni del programma completamente diverse, forse non ha neanche senso del tutto. Io credo che l'aspetto avvertito di tutta questa storia sia semplicemente questo, saperlo, che come tutti i prodotti della storia, è un prodotto culturale la linea del tempo. Quell'idea di storia che abbiamo non è la storia,
è quella piccola cosa che in un momento dato ha contribuito a definire noi come popolo, come identità nazionale o come identità talvolta addirittura regionale, e che non necessariamente, anzi no, per nulla deve corrispondere a una qualsivoglia altra idea di storia, ma che possa essere, forse questo è l'unico punto di partenza ragionevole, un ragionevole trampolino da cui partire. E io credo che la possibilità del trampolino sia data solamente da quel piccolo accenno che facevamo prima, e cioè ricordarsi sempre che la storia non è un prendere atto di una data, ma in realtà imporre al testo che stai leggendo un ragionevole dubbio. Come punto di partenza non sarà il massimo, ma è forse, credo, la cosa migliore che siamo riusciti a cavar fuori dagli ultimi secoli per quanto riguarda, va da sé, la storia, ed è anche un punto che non ci vede in assoluto vincenti, perché pur rimanendo probabilmente il miglior metodo che io conosca, anzi togliete pure il probabilmente, è vero anche che attorno c'è un mondo estremamente complesso che di questo metodo in fondo si disinteressa abbastanza, ma questo metodo è anche la tutela che abbiamo della diversità e dell'uguaglianza che sottostà alla diversità. E non riesco a immaginare niente di meglio che questo per tutelare quel piccolo nuovo che abbiamo da gestire quotidianamente, e non riesco a pensare incidentalmente niente di peggio dal silenzio che su questo invece un mondo intero fa nei confronti della storia, decidendo di usarla invece, come si è sempre fatto, è vero, a proprio piacimento, per giustificare qualsiasi velleità politica o qualsiasi velleità militare. Ecco, se c'è una cosa che in fondo rende il nostro mestiere, nelle sue varianti possibili, degno di essere vissuto, è proprio quello. Cioè, almeno se non vinceremo, si dica che siamo stati in trincea. Grazie. Se volete voi. Storici si guardano. Sì, però non parlano. Non parlano. Io delle domande ce le ho. Va! Ovviamente. Allora, la prima che mi è venuta proprio all'inizio, che hai fatto un enorme viaggio, quindi è un po' difficile riuscire, però la prima che mi è venuta è, mi sono chiesta, immaginate che bello sarebbe fare la stessa cosa in altri paesi. Cioè, io mi ricordo quando ho avuto la mia sorella in scozzese, tra virgolette, a casa, che è venuta a fare qua l'anno, diciamo così, un anno di scuola superiore. A me sembrava che lei di storia non ne sapesse niente. Cioè, è vero, io sapevo tutto di Ottavo, tutte le mogli, eccetera, eccetera, però qualcosina della storia inglese mi sembrava di saperla. Lei non sapeva, mi sembrava non sapesse nulla della storia, né inglese né scozzese, proprio 000 assoluto. È ovvio un caso, non sono i 700, 800, però mi ha incuriosito, cioè, qual è la linea del tempo di un francese, di un inglese per rimanere qua, piuttosto che invece di un cinese, okay, piuttosto che. Quindi questa era la prima cosa, la prima suggestione che mi ha immediatamente. La seconda è invece legata al fatto che tu hai fatto spesso riferimento, insomma, a questo modello nel quale essenzialmente italocentrico per noi, ma eurocentrico per, con questo 1492, che però sì, è vero che è una data di discrimine, però è una data di discrimine nel senso che noi siamo partiti, e eravamo partiti anche prima, ma siamo partiti e li abbiamo sterminati tendenzialmente abbastanza, cioè mi dico, oggi non potremmo avere la linea del tempo degli Inca, non ci sono più essenzialmente, o molto pochi ce ne sono, insomma, quindi in qualche modo è vero che
che c'erano gli imperi persiani, gli imperi in Cina, gli imperi in India, eccetera, eccetera, però poi in qualche modo gli europei, gli occidentali, poi abbiamo aggiunto gli americani a un certo punto, siamo andati e abbiamo fatto un po', come dire, gli africani li abbiamo presi, li abbiamo messi nelle galere e li abbiamo portati tutti a fare gli schiavi, cioè il primo grande genocidio, penso che quello sia stato un grande genocidio, noi ce ne ricordiamo altri, ma quello è stato un genocidio terribile. Non credo che sia irrilevante il fatto che ci sia stata una storia coloniale dell'Occidente nel costruire il senso, il nostro senso della storia. Cioè è un punto, come dire, penso fondamentale, non legato semplicemente alla nostra identità e al fatto che, ma anche proprio legato al fatto che siamo andati e abbiamo conquistato e continuiamo a farlo, nel senso che anche quello che succede oggi, non so, in Medio Oriente piuttosto che succede in Africa ha a che fare spesso con quello che abbiamo fatto noi in questi posti. Queste due? Sì. Dopo abbiamo finito. Allora, la prima, sono molto bene, ti ringrazio anzi. La prima, vado veramente un po' a memorie vaghe perché in realtà sarebbe molto divertente, ci avevo anche pensato a un certo punto, metterle tutte in sinossi, no? Le varie linee del tempo. No, anzi, però parto da un'altra cosa, da quella che mi hai detto, e cioè non ne sanno niente. Allora, io ho una lunga esperienza, lunga nel senso che ormai è alle mie spalle, di esperienza di insegnamento nell'università negli Stati Uniti ed è qualcosa in Inghilterra, però a livello più seminariale, da Cambridge. È impressionante, è vero? Questi non sanno un accidente, da Cambridge no, un po' di meno di più sì. Però obiettivamente negli Stati Uniti è spaventoso, io non ho i modelli di tutti, però quelli che non ho io mi vengono poi forniti da altri colleghi. È veramente spaventoso, altro che linea del tempo. Io ricordo benissimo che facendo questo gioco, dove lo facevo allora in Pennsylvania, che non è l'ultima università, perché poi ci sono distinzioni serie tra università di serie A, di serie B, C, D, E, F, G, arrivi alla Z volendo, però lì parliamo di una grande università dove obiettivamente se tu gli chiedevi, ma partivi proprio alla disperata, era gente del secondo anno, quindi allora facciamo, siete tutti più o meno, erano tutti WASP, tutti protestanti, bianchi, eccetera, middle class, classica. Quindi più o meno parte dal presupposto che su Cristo ci siamo, perché sono tutti piuttosto credenti, quindi lo mettiamo a zero, anno zero, ok. No, la domanda difficile era tipo, cominciavi con cose, io ricordo aver detto, secondo voi il Colosseo, ho sbagliato, perché il Colosseo è complicato. Dopodiché poi gli ho fatto la domanda, per me è stata la più avvilente della mia vita, una delle più avvilenti della mia vita didattica, Lutero, e non sapevano dove metterlo, cioè se prima o dopo Cristo. purtroppo mi sto scherzando, lì fu uno shock, l'ho ritrovata, perché a questo punto ho detto, forse li ho beccati io. Invece no, dopo questo punto ci ho preso gusto, e l'ho rifatta. Quindi Medioevo, gli buttavo lì un po' di date a caso, eccetera, eccetera, e ci ne erano tanti, non tutti, perché, no, ma forse più, cioè, vuol dire avere completamente assente, probabilmente non sei stupido, ma è assente completamente tutto un processo didattico che ti avrebbe dovuto portare lì. E questo è un tipo di problema, che lascio lì, ci mancherebbe altro. Dove magari sulle scienze esatte fanno delle robe da paura, ma su quello, sul comparto dell'umanistica, ci sono degli elementi abbastanza rilevanti, che in realtà registravo anche in altri settori. Per trovarmi comodo, decisi a un certo punto di fare tutto un corso monografico su Moby Dick. Ho detto, così almeno, la sapete, cioè quella che viene normalmente definita nella letteratura americana, The American Bible, la Bibbia americana, cioè perché è uno dei fondamenti, l'avrà... Non l'aveva letta nessuno, ne sapevano la sinossi, cioè tizio imbarcato si ritrova con marina, con comandante pazzo, balena lo mangia. Cioè, però che non è proprio quello che voleva dire Melville. Io mi sono trovato più a disagio a fare a quel punto, come dico, gente che non l'aveva mai letta, che tante altre cose. È stata un'esperienza divertentissima, però molto interessante. Questo però lo lascio lì a margine, si potrebbe portare avanti la cosa, ma
non ne voglio neanche trarre delle conclusioni, non so fare classifiche di scolarizzazione, non lo so fare, quindi è più prendetela come un'esperienza personale, mettiamola così, sul piano dell'umanistica, supportata dai dati di tanti colleghi frustrati che mi hanno detto più o meno le stesse cose. La questione delle linee del tempo, naturalmente, è quello che dicevi giustamente tu, ognuno è vero, naturalmente ha la sua ed è piuttosto interessante. È vero che probabilmente non ci sono luoghi dove i gradi di scolarizzazione diversi hanno prodotto più o meno consapevolezza. Questo può essere vero, però di fatto in realtà se la vai a pescare sulle generazioni precedenti, un po' il gioco che stavamo facendo noi, quindi gente che ha già un qualche decennio in più, mettiamola così, degli studenti, il livello si ritrova e ovviamente i punti di riferimento sono altri, tendenzialmente hanno un aspetto che è quello che poi mi trascina poi al discorso successivo, che mostra l'influenza che ha avuto il modello nazionale sulla definizione di tempo. Tra 8 e 900, cioè il modello nazionale supportato in maniera molto forte anche dal colonialismo, ma non solo, e dopo ci torno su questo, anche da una logica imitativa molto forte da parte di coloro che non erano sottomessi, assolutamente, ha prodotto una convergenza, mettiamola in questo senso, dove fondamentalmente il criterio è un po' come il nostro, cioè dato un popolo bisogna rintracciarne le sue radici profonde che normalmente coincidono con una classicità dove per noi era la Repubblica Romana e la Democrazia Greca sostanzialmente, quella che poi si invera nelle architetture, è il motivo per cui siamo pieni di obelischi soprattutto in Francia e di archi di trionfo, perché la classicità deve essere un modello comune, oppure perché Capitol Hill è fatto in maniera classica. Insomma, è lo stesso criterio, ma a questo punto le stesse cose si sono prodotte negli altri paesi, quello che dicevamo prima, il motivo per cui i tunisini ricercano a quel punto in maniera cosciente la loro radice nella tradizione fenicia, ma questo vale ad esempio per i turchi con gli illiri, lo fanno tutti sostanzialmente. E, dato questo c'è un momento poi di inveramento dell'identità, che ad esempio per i paesi musulmani coincide con l'avvento dell'Islam. Cioè in tutta questa storia, che so, in Egitto c'è la classicità egiziana, i faraoni sono la loro radice, dopodiché poi per un po' purtroppo le cose vanno come non vanno, c'è sempre un cattivo di turno che sembra la fotocopia del colonialista successivo, che in questo caso sono i romani, è ovvio, vale per i tunisini, vale per gli egiziani, eccetera, e dopodiché immediatamente passati i romani, funziona perfettamente da questo punto di vista, arriva l'Islam che invera l'identità e da quel momento lì comincia la storia successiva, che è una storia luminosa in questo senso, che ha poi delle tappe interne, secondo dei casi, per gli egiziani c'è l'invasione ottomana dei primi del 500, via dicendo, eccetera. La Cina ha una struttura che invece comincia incentrata profondamente nella nascita dell'impero attorno al 200 avanti Cristo, e la sequenza degli imperi è una sequenza delle dinastie imperiali, è la scansione del tempo in senso rigorosissimo, sono le dinastie imperiali secondo un modello che era già precedente l'800, il 700 eccetera, un modello classico dell'analistica cinese e via dicendo, insomma di varianti sul tema ce ne sono. L'ultima domanda però, cioè quella che tu ponevi, è vera, però occhio. Allora, è verissimo che l'espansione occidentale che comincia attorno al 500 determina una variante storiografica considerevolissima, ma è altrettanto vero, come è stato dimostrato dagli storici ormai da un paio di generazioni, che questo in realtà è anch'esso parte di una visione profondamente eurocentrica del problema. Mi spiego. La convinzione eurocentrica sta nella convinzione, ad esempio, che il 1492 sia una data spartiacque per il mondo. Col cavolo, è una data spartiacque per noi. Il mondo se ne frega completamente dell'Europa. È il momento di maggior apice culturale e politico e militare di tutta l'Asia, che continua bella fregandosene degli europei fino al 700. A quel punto le cose cambiano e i bilancini cambiano, piano, non è tutta la storia, sono tre secoli di storia e basta. Determinanti? Sì, però anche questo, determinanti perché lo decidiamo noi. Questo è un dubbio che viene posto, badate, non da noi, ma dagli storici degli altri paesi,
che rifiutano anche l'idea adesso che noi si sia così determinati pure nel male, e dicono: eh no, diamine, non potete aver deciso tutto noi, tutto per noi. E non è vero che avete deciso tutto per noi. La Cina, fino a che non se li è ritrovati in casa gli inglesi attraverso le due guerre dell'oppio eccetera eccetera, stava benissimo. La Cina è stata benissimo fino all'Ottocento. Poi quando sono arrivati, dicono gli storici cinesi, ed è vero fino a un certo punto, avevano le loro magagne eccetera, però questo è un altro paio di maniche. Per loro la Cina va dritta e sicura fino a che non arriva il momento della vergogna, quello che viene definito in cinese l'era della vergogna. E dopodiché segue un secolo, uno, di stravolgimento che porta alla rivoluzione, alla caduta dell'impero, alla rivoluzione maoista, e poi, come se tutto si chiudesse in un cerchio ideale, al fatto che adesso le cose sono a posto, perché in realtà è tornato l'impero, perché Xi Jinping si muove esattamente come un imperatore, ha ripristinato addirittura il codice confuciano nelle scuole, quello che Mao aveva fatto bruciare. Il codice confuciano è la base strutturale per reggere l'impero cinese dal punto di vista didattico, perché dice sostanzialmente, dice un sacco di cose, ma dice anche che se vuoi essere un bravo cittadino devi fare quello che ti dice l'imperatore, devi fare quello che ti dice tuo papà, che ti dicono i tuoi superiori, tutti i superiori di re e soprattutto l'imperatore. Mancando l'imperatore c'è Xi Jinping, è uguale sostanzialmente. Questo però tradisce anche un altro aspetto che noi teniamo sempre meno in considerazione: noi non siamo più i padroni del mondo, occhio. Questo è un errore di valutazione enorme che ci portiamo dietro dal mondo coloniale. La Cina ormai ha conquistato una parte esondante del mondo, da cominciare dal 2013, da quando cioè Xi Jinping ha reso nota la strategia della cosiddetta via della seta, quella che in inglese normalmente viene chiamata nei trattati One Belt, One Road, una cintura, una strada. Da quel momento in poi la Cina ha cominciato a impadronirsi di spazi del mondo, sostituendosi in maniera consapevole agli spazi statunitensi. E se è vero che il mondo dal punto di vista del controllo marittimo è ancora gestito dall'America nella sua divisione dello spazio marittimo in flotte di ingerenza, è vero anche che ormai la flotta cinese di tali proporzioni che sul Pacifico e gli Stati Uniti stanno molto attenti a rompergli le scatole, Pacifico e Oceano Indiano occidentalmente, ma in realtà i porti se li sono già comprati i cinesi, e soprattutto i problemi dell'Africa che noi pensiamo essere nostri, perché in realtà è vero che hanno cominciato essendo nostri, in realtà sono stati un po' di tutti. Nel Medioevo gli africani sono stati schiavizzati dai musulmani e dai capi tribù loro occidentalmente. Nel 500 è cominciata la tratta degli schiavi, una delle cose più vergognose della storia occidentale, dove però si andavano a comprare gli schiavi che erano portati sulla costa, spesso volentieri dai musulmani anche. Non abbiamo tutte le royalties sul disgusto umano. Adesso in realtà l'Africa è fortemente, ormai soprattutto l'Africa centrale, è parte del controllo strutturale cinese. E dico strutturale perché intendo una serie di capacità di controllo, tanto quella di carattere logistico-militare, soprattutto sulle coste, sui porti che si è praticamente costruita, ma anche nell'interno dove ha costruito intere città, tra l'altro comprando tutto quanto i comparti attorno, e cioè quindi ad esempio se c'era bisogno d'acqua, succhiando direttamente l'acqua di tutti i laghi presenti, quindi con morie di animali, una serie di popolazioni che sono costrette ad emigrare, eccetera, e sostituendosi ai mercati interni, dove i mercati interni non sono gestiti ovviamente dagli africani, ma erano gestiti dagli europei, che avevano il controllo di una serie di mercanzie di rilievo. Ad esempio, noi italiani avevamo il controllo del mercato del pomodoro in Africa, che non è una roba da poco. Adesso ce l'hanno i cinesi, non ce l'abbiamo più noi, ma in realtà ci hanno preso già quasi tutto. Non è vero che siamo noi, sono loro. In realtà i paesi musulmani, maggioranza musulmana, sono un'altra parte del gioco, dove in realtà i paesi a maggioranza musulmana non contano in quanto singoli paesi, ma contano quanto soprattutto lobby commerciali di influenza. Sono soprattutto loro che agiscono in maniera più o meno visibile, ma a volte praticamente visibile, sulle economie di vasta scala, e influenzando platealmente e determinando platealmente le nostre, perché loro sono molto più potenti dal punto di vista meramente economico. E questo vale ad esempio per le grandi lobby commerciali della Malesia, vale per ovviamente per i paesi del Golfo, e anche in questo senso
quello che sta accadendo adesso in Medio Oriente non può essere considerato solo un esito, come è, deteriore di una politica novecentesca europea, ma c'è un esito voluto e plateale di una guerra fredda che agisce ormai da almeno un quarantennio tra Iran e Arabia Saudita, cioè tra sciiti e sunniti, che è una delle parti determinanti del conflitto, dove in tutto questo gioco, se c'è una cosa di cui non frega niente nessuno, perdonatemi il linguaggio, sono proprio i palestinesi, che sono stati ricacciati dal mondo arabo da tutte le parti in questi anni, in una maniera vergognosa, e usati in maniera vergognosa. Poi lasciamo perdere quello che sta accadendo e la devastazione portata da Israele, che è veramente una cosa che supera l'immaginabile ormai. Però per dire che tutto sommato in questi complessi equilibri non è mica tanto vero. C'è stato un momento in cui è stato vero, c'è stato un momento in cui è stato platealmente vero, ma questo non è la storia, è un pezzo, è un pezzo. E come tendono a sottolineare tanti altri, cioè gli storici cinesi, gli storici indiani, gli storici arabi meno, ma perché non sono bravissimi, ma gli storici del Sud America. E ora finirla col fatto che tutte le colpe sono ascrivibili semplicemente a quel momento, e soprattutto perché, se diciamo così, ci dimentichiamo che in quel momento altri avevano più potere di loro. L'abbiamo sbagliata, dicono loro, evidentemente sì, però noi ci abbiamo giocato quella partita. Ci sono alcune storie del mondo interessanti, adesso non mi ricordo come si chiami, quello che di Warwick, è uscita per Einaudi qualche anno fa, che cerca di rimettere le cose a posto, e cioè di fare una storia della modernità dove non c'è al centro l'espansionismo plateale che c'è europeo, ma c'è in relazione con tutte le altre forme di sviluppo della modernità tra 500 e 800, un mondo fatto di enormi vastità e soprattutto di un'enorme complessità, ma di una complessità che non pensa di essere soggiogata da altri, ma pensa di essere in relazione e addirittura in competizione. Finito, basta. Spiegando per massimi termini il ruolo della Cina oggi e anche una serie di passaggi relativi all'Africa, quasi inevitabilmente hai fatto molti riferimenti di storia economica. Sì. Perché in effetti pensavo che una delle cose caratteristiche di quell'esperimento che tu hai fatto e di quelle date, quei 10 momenti che escono fuori, che sembrano essere, e questo ha senso rispetto a quello che tu spiegavi, cioè che nasce con l'intento di fondare storicamente un'idea di nazione, e sono però momenti che in qualche modo presuppongono che la cosa più importante a livello storico è la cultura. I greci ce l'abbiamo nella schiena come momento fondativo della nostra, perché culturalmente puoi prescindere dai greci. C'è pochissimo invece di, almeno in questo schema, di momenti in cui invece si parla, come dire, immaginava di palanche, cioè dove stavano effettivamente gli equilibri. E mi ha colpito perché da un certo punto di vista fare la storia così, e concordo pienamente con quello che tu dicevi, un conto è fare un ragionamento generale su come potrebbe essere fatta la storia, poi un altro discorso è chiedersi, va bene, quanto di questo è traducibile in pratica didattica con i limiti di risorse di tempo che abbiamo. Però mettendo questo fra parentesi, fare storia economica quasi inevitabilmente porta a concentrarsi meno su gli egiziani piuttosto che i greci, piuttosto che i fenici, piuttosto che i romani, piuttosto che i longobardi, ma a vedere invece le relazioni a un livello che si fa via via più globale, indicativamente, tanto più va avanti la storia. Quindi mi chiedevo se questa non potrebbe, cioè mi fantasticavo mentre tu parlavi, mi chiedevo come sarebbe un ciclo di manuale di storia per la scuola che la facesse tagliata così, quasi in maniera gretta, quasi dicendo non me ne frega niente dell'aspetto culturale, o meglio, lo considero un epifenomeno. Quello che voglio vedere è quali erano i rapporti di potere economico e di interesse economico nella storia. Sarei curioso di vedere. Non sarebbe accettato, sai, una nessunissima diffusione questo manuale. Però in realtà, al netto del fatto che è una
parte della complessità dei problemi, però è una parte che in realtà non a caso è diventata la parte fondativa della ricerca storiografica all'estero in questi anni, soprattutto per quei paesi che vogliono dimostrare di non essere stati soggiogati, ma di aver avuto un ruolo determinante. In realtà tutto quanto il meccanismo della cosiddetta world history e anche della global history, che hanno due accezioni diverse, una roba complicata, eccetera, no, non è una roba complicata, parte almeno da un assunto di base che vale per entrambe, e cioè non è la storia, come ancora pensano alcuni storici in Italia, non è la storia fatta in largo, cioè io parto da un punto e guardo lontano. No, la global history è, o dovrebbe essere al suo meglio, la storia che parte dal presupposto iniziale che tutti i punti sulla mappa hanno uguale dignità, e quindi non può essere la storia che io mi metto su un punto e guardo lontano, e saranno poi le relazioni tra i punti a dirmi chi ha avuto più importanza o meno, cioè è eminentemente storia economica, storia degli scambi, storia dei materiali, e normalmente la storia, la global history e la world history hanno funzionato soprattutto in questi termini, soprattutto come reazione alla storia nazionale, ovviamente, è una roba che comincia attorno agli anni 80 e non comincia dal centro, ma comincia come critica al centro da parte delle periferie. E su questo fonda la propria dignità, tra parentesi, non solo di carattere metodologico, ma anche la propria dignità di carattere politico, perché il presupposto è dimostrare, poi si è un po' perso questa cosa, però per molti lo è ancora valido, il presupposto è dimostrare che non è vero l'assunto di partenza, cioè il fatto che siccome c'è stato uno cattivo e potente, gli altri non contavano un accidente. Ma bisogna andarlo a vedere quell'assunto di partenza attraverso i dati, e cioè numericamente le robe come si spostavano, e su quello spostamento che tipo di poteri si definivano, si strutturavano, si scambiavano, e via dicendo. Normalmente funziona molto bene appunto con i materiali, con le materie prime, la storia dello zucchero, la storia del sale, roba del genere, o robe un po' più raffinate, ovviamente, ma da sé. E altrettanto normalmente espressione di logiche dipartimentali inimmaginabili in Italia, perché hai bisogno di un sacco di soldi, perché metti assieme soggetti di natura platealmente diversa, il sinologo con il latinista, con il medievista, eccetera, li fai dialogare assieme, hai bisogno anche di viaggi, è impensabile, no? Dà molto anche la misura del fatto che una cosa del genere poteva nascere solamente in certi paesi, non in tutti in assoluto. Detto questo, probabilmente non spiega tutto, ma certo che sicuramente è il tipo di storia di cui si è sentito di più il bisogno, come dicevo adesso, nel momento in cui si è avuta la necessità di scardinare un paradigma così forte, cioè quello della superiorità europea. Quello è il punto, alla fine dei conti. E l'unico modo che si è trovato, che secondo me è un modo molto ragionevole e molto intelligente, è stato: dimentichiamoci il centro. E dimentichiamocelo in tutti i sensi, guardiamo una mappa e guardiamo una rete, e poi su quella mappa e su quella rete sviluppiamo le cose. Io credo che non sia un caso che addirittura la storia dell'arte dagli anni 80 in poi, per fare un esempio di quelli gloriosi, sia stata rivista in questo senso, cioè ad esempio dal punto di vista della committenza. Gli studi di uno dei più grandi storici dell'arte della seconda metà del Novecento, cioè Buck Sandel, pubblicati in Italia soprattutto da Einaudi, sono veramente delle pietre miliari, dove tutto il gioco sull'arte del 400 è guardato dal punto di vista della committenza, che è fondamentale ovviamente, ma soprattutto è funzionale anche a quell'idea lì, perché a quel punto il problema diventa come far vedere la mia ricchezza, che io pago a suono di palanche, attraverso l'oro, i lapislazzoli che metto per i cieli con dietro la Madonna e via dicendo, quello deve, e lo sguardo del committente diventa il punto determinante. E in effetti è vero che se tu vuoi vedere chi era potente, basta che scegli i musei precisi e capisci più o meno in che periodo è stato potente uno o l'altro. Cioè se ti devi occupare di 500 per capire la potenza del 500, vai al Prado e la vedi proprio in maniera plastica, erano tutti lì, ma perché avevano i soldi. È un po' svilente metterla così, ma sicuramente molto più facile del paradigma ottocentesco, che nella cultura umanistica vedeva il vertice della,
il vertice della civiltà, in realtà, dove ovviamente tutto diventava un problema di carattere culturale.